tantissimo in questa partita. Una partita stellare, un livello internazionale quasi inarrivabile per quanto riguarda ovviamente due squadre. Lanza sulle ali, un po' scomposto, ricezione, Bruno cambia il gioco, il tocco di Reglischi, il muro di Leon, l'attacco di Bruno, ci pensa lui a chiudere i discorsi. Deve poter attaccare pallone importante, qui arriva un buon appoggio di Balaso e poi arriva Bruno. Civitanova, ieri ci sono stati 5-7 pesanti, primo tempo da parte di Simon che chiede subito scusa a Lecatana. Soprattutto in questa fase la capacità di essere più attivi nella fase di difesa con Ricci che continua ad avere spinosissime situazioni, non ha in questa rotazione assistenza a Luciano De Cecco, non lo fa quasi mai se non sulla set. Chiuderla. Bedenholz, forte su Osmani Mattorena, Bruno per Simon, primo tempo di Simon, il muro di Modena, Bruno sceglie ancora Simon. Simone è un giocatore con un potenziale in attacco che è incredibilmente alto. Per la Lube. Oh oh. Giacomo Massari, Bruno, primo tempo di Simone, un grande primo tempo, visto come ha veloce. Con Giannelli e Sebastian Solé. Guardate che primo tempo che riesce a dare, spettacolare questo Brunegno. Grandese, forte verso Leal. Oltre 3 metri Bruno, primo tempo di Simon. Per Simon, ma eccola qui, spaziatura perfetta, con una palla staccata da rete, quasi perpendicolare. E... Cester, le sue Osmani, Bruno vuole Simon, che la gira. L'azione che c'è adesso. Luca Vettori su Osmani Valtorena, Bruno, primo tempo di Simon. Sventola di Simone. Lube è una squadra che sa giocare anche nei momenti di difficoltà. È chiaro che glielo devi impedire. Lui che ha messo giù questo punto. Va al servizio verso Osmani Mantorena. Bruno per Simone. Ancora Simone. Per quanto riguarda gli attacchi di Simone, cioè tu con lui non puoi fare lettura. No. O fai una scelta che gli antico. Verso Osmani Mantorena, suo compagno di nazionale, primo tempo Simone Lanzani. E poi ecco, è chiaro, si galvanizzano. No, di... Anche in questo caso qua, guarda com'è molto stretto Aaron Russell. Probabilmente è perché la palla che gioca Ricli lascia la con libera così. Leon, difficilissimo per Balaso, il primo tempo di Diamantini, fa tutto bene. 10 km all'ora, soprattutto Brunigno con le 5 dita che si stagliano e vanno a togliere le ragnatele alla torre. Perse quest'anno Bruno per Leale, l'attacco di Leale sul muro, protegge Lisinaz, Candellaro per Uroš Kovačević, attacco su Reklinski, palla recuperata da Bruno, l'attacco di Reklinski, la palla in campo, una grande azione, ma la precisione al suo posto, il punto numero 22 per la Lube Civitanova. 51 punti in classifica. Come grande pallone con De Cecco che deve palleggiare, rimetterlo nel campo della Lube, scambio spettacolare, Reklinski mette giù questa grande palla, 22esimo punto, che scambio. Daniele Mazzone verso Osmani Mantorena, Bruno per Reklinski. È addosso al ginocchio praticamente di... Sente la fatica perché questo viaggio, anche se è stato un viaggio lampo, la motivazione era troppo importante per farti, no? Sentire la stanchezza. 2-1 per Trento, Simone Giannelli in parallela su Giricovar, servito da Balaso, il tocco di Giricovar, copertura da parte della Lube, l'attacco di Reklinski. Non c'è stato sul cambio palla perché... No. La spinta quel tanto che bastava sulle mani di Vettori per avere l'opportunità ancora di rigiocarla. Max Holt porta su Balaso, in fondo al campo, Bruno per Reklinski, attacco del su Modena. Sì, sì, grandissima, grandissima lucidità nel giostrare. Questa volta c'è Leal, Bruno per Leal, attacco di Leal con questa pipe, attacco centrale, punto numero 8. Il servo, questo Giricovar, riceve lui, Bruno per Osmani Mantorena, che palla che dà Bruno. C'è Bruno volata, guarda, bravissimo. E altrettanto bravo Osmani.
Jacopo Drashanin, profondo su Osmani Vantorena. Bruno sceglie Osmani Vantorena, una pipe perfetta, attacco centrale, full Durant fuori verso il centrale, ma soprattutto verso il giocatore di posto 2. Qui imposta perfettamente la tattica, lasciando senza muro Bruninho. Osmani di rimanere in partita il più possibile. Candellaro parallela su Osmani Vantorena, Bruno taglia dall'altra parte, Leallo in parallela, però c'è Simone Gemelli, deve palleggiare Davide Candellaro per Vettori, attacca Vettori sul muro, non è così concreto. Ballaso difesa, l'attacco di Osmani Vantorena, il punto. Mentre Vantorena ha capito che è un momento di difficoltà e da capitano sta cercando Trento, attacca Lugo Vettori anche lui, ma Reclischi difende, la pipe di Leal, difende distinto Lisinas, Bruno per Osmani Vantorena, l'attacco di Osmani Vantorena, palla per il 15° punto, la formazione di Fefe De Giorgi. Medenors, Giricova la ricezione, Bruno taglia dall'altra parte per Osmani Vantorena che ha giocato, ha attaccato pochissimo, Bruno riesce a trovare lui il punto, una Lube senza Leale, ma non è tanto, cioè questo è importante, però è una beh certo Maurizio che 22-7 per la Lube. Bruno Eis, vincente Bruninho per la Lube. Caratteristiche che la squadra di Civitanova conosce molto bene. Bruno taglia una grande palla e trova un grande ace. Chiama Vettori, ancora lui centrale su Ballaso. Bruno palla alta per Simon. Il coinvolgimento da parte di Bruno con Simon, perché come ricordiamo sempre, oltre alla sua grande fisicità, fluida, perché al servizio può rischiare anche qualcosa di più, visto che sta entrando Bruno. La finta di Simon, l'attacco di Osmani Vantorena. È proprio Bruno a servire Simon, una grande azione. La riceve Osmani, palla in mano per Bruno, Simon Oberlandi, Simon Modiric attacca una bomba, difende Ballaso, Bruno per Reclischi, la palla è corta, il muro di Kovacevic, il tocco di Simon petto contro petto con Osmani, quanto re giocare una palla molto molto rapida, l'esasperare la rapidità, la velocità ti porta a giocare spesso e volentieri poca altezza sopra la rete, quindi impossibile. 7, forte su Ballaso, Bruno, ancora palla 7, ci pensa Simone, ha tirato palla a volo, si prende il primo parziale contro una Modena che ancora si deve svegliare da questo incubo. Osmani, Giannelli per Giricova a ricezione, Bruno sceglie il primo tempo di Simone, va sull'affidabilità del suo scendere. Simone, questa era una caratteristica che aveva anche l'anno scorso. Eccolo qua, Simon, 10 pari dal centrale della Serbia, la palla è corta, si allunga Osmani Vantorena, Bruno per Simon. Modena. Nanna Modena. Adesso lo gioca poi in si chiuderanno il referto tra 20 minuti, quindi ancora finché non chiudono il referto la partita non è chiusa. Chiaramente in un momento così di confusione ci vogliono delle rassicurazioni. Lisinazza su Ballaso, Reclischi, bagheraccio nel campo della formazione di Trento, Giannelli, free ball, primo tempo di Davide Candellaro, il muro di Bruno. Sì. 24-16, sono 8 set point per la Lube per riaprire la partita. Giannelli in bagher, una grande palla per Lisinaz, il muro vincente, Bruno con due muri va a chiudere per l'ennesima volta. Questa alzata in bagher di Simone rovesciata è stata qualcosa di straordinario. Cosa di straordinario? L'esultanza di Bruno, uno dei fenomeni di questa. Bruno che è tornato in campo, Reclischi rimette la palla di là, l'opportunità adesso per Trento con Candellaro per Luca Vettori, attacco non pa. Sul nastro, lungolina su Leal, Bruno palla match, Leal la tira giù lui, la Lube è la vincitrice della Coppa Italia del Monte del 2020 da punto. Tantissimo in questa partita. Una partita stellare, un livello internazionale assoluto ed eccelso e quasi inarrivabile per quanto riguarda ovviamente due squadre che si sono date battaglia con l'onore delle armi su piccoli dettagli che hanno fatto realmente la differenza.